troviamo in compagnia di Biagio Antonacci. Ciao, benvenuto. Ciao cari, grazie. È un piacere poterti ospitare sui nostri canali per parlare di Seria, questo sì. Tuo nuovo episodio musicale, come sempre ispirato, con alcuni elementi di novità che non stonano con la tua storia e con il tuo repertorio. Com'è nato questo pezzo, Biagio, e soprattutto come si incastra in questo viaggio all'interno del pop d'autore che, come pochi, sai ben rappresentare? Beh, ti ringrazio, un pop d'autore è una bella affermazione, mi piace, sono molto felice. Questo è un invito, guarda, intanto Seria è una parola che tu sai benissimo non ha significato, intanto nasce come suono, Seria, quindi nasce prima il suono, poi la canzone gli gira attorno. Ho detto, Seria che cos'è? Quando puoi essere diventare un'essenza seria, no? Uomo o donna, chissà, quando puoi essere seria o serio? Quando ti assumi la responsabilità dei sentimenti, quando la responsabilità dei sentimenti esercita la tua autonomia, ok? Quando apprezzi la dignità senza nessun tipo di dominio o possesso, quando ti allontani dal possesso, dal dominio, appunto, e diventi finalmente un essere dignitoso, che è la chiave per ogni cosa. Quindi il fatto è una canzone di cura, secondo me, ed eguaglianza. Io la definisco così. In questi anni di carriera hai raccontato e declinato l'amore nelle sue più molteplici sfumature senza mai ripeterti. Ogni volta riesci sempre a stupirmi, a stupire. Questo denota come l'amore sia anche un serbatoio infinito di riflessioni, di intuizioni, no? Ti chiedo, qual è l'elisir della tua creatività? Cosa ti spinge a indagare ogni volta nei rapporti, nelle dinamiche proprio dell'essere umano? Beh, intanto perché sono un uomo che non legge libri, capito? Quindi non ho bisogno di relazionarmi con la gente per capire cosa si dice in giro, perché ho un problema di lettura, io faccio fatica a concentrarmi sulla lettura, sono un po' dislessico. Però ho sviluppato l'udito e i sensi e ho corteggiato ogni tipo di dialogo che sentivo per strada. Mi sono soffermato a capire il dolore, la tristezza, la gioia, la felicità nei rapporti da sempre. Quindi questa cosa mi ha fatto molto bene, mi ha fatto sì che non ci fosse un limite nel raccontare le cose, ma il limite grosso te lo crei quando tu pensi di aver raggiunto un obiettivo e ti fermi e continui su quella strada perché ha successo. Questo è il grande limite. Probabilmente se ancora le canzoni mie possono girare è perché probabilmente c'è dentro di me un fatto curioso che le porta ad essere abbastanza originario ogni volta. Apparteni a quella generazione di artisti che a loro volta hanno sempre suscitato, generato curiosità ogni qualvolta tornavano sulla scena dopo un periodo di silenzio. Certo è che viviamo in un'epoca in cui attraverso i social la presenza di un cantante è diventata un po' più costante, no? Quindi c'è meno questa attesa. Tu come la vivi l'esperienza del ritorno? No, intanto i social hanno fatto finire i miti, perché la verità è questa. Oggi sì. I miti non esistono più. Ed è un peccato perché io avevo i miti, no? Io quando pensavo a Lucio Dalla, Venditti, De Gregori, Alberto Fossi, Fabio Concato, io facevo piano bar a Milano e suonavo le loro canzoni. Quando li incontravo mi tremavano le gambe perché non li avevo mai visti e era un miracolo vederli in televisione. I social ti portano nelle case di tutti i miti, di conseguenza tu non diventi più mito. Abbiamo perso noi la... Probabilmente però questa cosa non interessa più. Probabilmente i miti... Torniamo alla grecità, quindi siamo diventati noi ormai antichi, no? Quindi ancora pensiamo ai miti, probabilmente non devono più neanche esistere, però ti toglie anche un po' di curiosità questo fatto che entriamo nelle case di tutti, no? Anche noi, io sono uno abbastanza con i social, abbastanza moderato, però casco sempre che se voglio far vedere una cosa figa la metto sui social per vedere quanti like, cosa triste, perché alla fine poi non ottieni niente, il contenuto non appartiene alla musica che fai. È una curiosità effimera che porta solo dei numeri, ma i contenuti sono niente. Quindi ho perso la domanda però. Il ritorno, appunto, com'è ritornare per te ogni volta? È sempre uguale o ogni volta è un'esperienza diversa? No, il ritorno è sempre diverso. Dopo 2 anni e mezzo, figurati, ancora più diverso. Dopo il lockdown, ancora più diverso. Durante la guerra, ancora più diverso. Capiamo quanto l'essere umano sia stupido, sempre di più. Ogni giorno io vivo molto in mezzo alla natura e mi accorgo che gli animali e le piante sono superiori a noi esseri umani.
hanno un potenziale enorme di sofferenza e capacità di autogestione incredibile. Siamo noi che rompiamo le palle alle piante e agli animali, perché loro vivrebbero in serenità. E mentre invece noi uomini abbiamo bisogno di tutto il resto, sia degli animali che della natura, e quindi questo già capisci tutto. In più usciamo da un Covid assurdo dove abbiamo rischiato tutti di non vivere, non di morire ma di non vivere. Qualcuno sta ancora non vivendo nonostante tutto, perché poi psicologicamente i danni si sentono nel tempo, ok? Quindi mi sento un uomo miracolato perché ne sono uscito, se sto parlando con te oggi, ne sono uscito bene da questo inferno. Sei uno che presta molta importanza alle parole, questo lo sappiamo. Sono curioso di chiederti qualcosa a proposito di un termine, artista, una parola che spesso oggi viene abusata, è diventata quasi un sinonimo di cantante, ecco, che sappiamo che non è così. Tu che significato attribuisci oggi alla parola artista? Allora, intanto la definizione dell'arte è molto... non abbiamo mai capito neanche noi, forse neanche tu, ma neanche io, che cos'è l'arte, no? È come... L'arte è la manifestazione, secondo me, dell'uomo quando è illuminato e quando riesce a fare delle cose eccezionali, che siano dei gesti fisici, artistici o gesti anche intellettuali. Questa è l'arte, cioè aprire una porta verso una condizione che noi non conosciamo. Questa è l'arte. Poi l'arte è diventata anche fare delle fotocopie, attaccarle ad un muro e verniciarle male di giallo. È un gesto artistico, è vero, ma è uno scarabocchio artistico. Allora l'arte è uno scarabocchio artistico, ma non chiamiamola arte, perché l'arte appunto è un'altra cosa. L'arte è creatività e soprattutto ispirazione, o meglio, l'arte non si può progettare. Tu non potresti mai progettare un fatto artistico. Accade se tu sei colui che ispira in quel momento la voce dell'arte. Altrimenti resti uno che sta provando a fare delle cose per stupire qualcun altro. Oggi si chiamano tutti artisti, no? Sì. Artista è anche un grande cantautore ispirato, è un artista. Come un grande cantante, anche senza essere un cantautore, quando ha una voce stellare, quando senti che cantano gli angeli, no? I fatti artistici sono fatti importanti. Noi, soprattutto le generazioni nuove, si stanno sempre più staccando sia dal mito che dall'arte. Ho un paio di curiosità legate al Festival di Sanremo, il palco che ti ha lanciato nell'88 e poi sei tornato come big nel 93. Ah, che mi ha lanciato, è la parola grossa, mi ha fatto presenziare nell'88, ma non è stato un lancio questo. Certo, infatti poi nel 93, dopo il successo di Liberatemi, in qualche modo sei tornato con... E l'anno prossimo saranno 30 anni da quella ultima partecipazione. Ti chiederei, da una parte, il tuo rapporto col... il tuo rapporto col festival... Certo, sì. 2023. Da una parte ti chiederei il rapporto col festival e i ricordi che ti legano a quella tua prima fase di carriera, e poi se è un palco che ti piacerebbe tornare a calcare in gara, considerando il successo di queste ultime edizioni targate Amadeus e l'evoluzione che ha avuto in questi anni, no? Allora, intanto Amadeus ha fatto un gesto artistico. Ecco. Amadeus ha fatto un gesto artistico, ha portato i giovani a Sanremo, cosa che era improbabile e impensabile, soprattutto in questa epoca, l'epoca dei social. Quindi tornare a portare di fronte a questo schermo che i ragazzi oggi guardano relativamente ad ascoltare musica, questo è il vero miracolo che solamente un artista poteva fare. Amadeus è stato ed è un artista, perché altrimenti non si spiega, capisci? È stato baciato dalla folgorazione del dio dell'arte, perché sennò uno non si può inventare una roba simile. È impossibile, non è un caso. È un caso forse un anno, ma non il secondo e neanche il terzo. Quindi, sono stato lontano 30 anni dalla gara di Sanremo, è andata sempre molto bene, nel senso che ho fatto una carriera bellissima, però oggi ti dico che non ti dirò mai oggi io non tornerò a Sanremo in gara o non vado a Sanremo in gara perché. No, perché si può, oggi io potrei anche andare a Sanremo in gara, perché se avessi una canzone vera, no? Quindi perché se avessi il coraggio, ecco, il coraggio di portare una canzone ispirata
nelle case di milioni di spettatori in un colpo solo, perché no? Certo non vado se ho una canzone di cui tentenno, capito, solamente col fatto di dire ma sarà, potrà piacere, forse è troppo radiofonica, forse è poco passionale. Se ci fosse un mix di cose, non disdegno e non disdegnerò mai la presenza a Sanremo. Ok, per concludere, Biagio, qual è l'insegnamento più importante, la lezione che senti di aver imparato dalla musica fino ad oggi? Dunque, che la musica, io ho scritto una frase molto bella che il tuo collega di prima si è tatuata, il destino ha molta più fantasia di noi. Che era le cose che hai amato di più, se non erro. Bravissimo, bravissimo. Io credo che la musica abbia questa capacità. La musica ha molta più fantasia di chi la scrive. Quindi mi ha stupito sempre, in questo modo sono sempre pensato così alla musica. Ringrazio Biagio Antonacci per essere stato con noi. Lunga vita a Seria, lunga vita alla tua musica. Ci Grazie, risentiremo grazie. Poi per l'album. Buona estate. Salutami i tuoi telespettatori, possiamo dirlo? Sì, web spettatori, chiamiamoli come vogliamo. Parliamo di Sanremo telespettatori. Ciao. Ciao. Grazie Biagio, ciao Jess.